Cerco di terminare il pavimento. Sul sacco c'è scritto di diluirlo con 4 litri e mezzo di acqua pulita, mescolare a basso numero di giri per circa 3 minuti e ottenere un impasto omogeneo a consistenza autolivellante. Spandimento 23-25 cm di diametro. Tempo di lavorabilità 30-45 minuti. Io mi auguro di metterci meno, solo il tempo di mischiarli e rovesciarli per terra. Ho già preparato un po' di acqua per almeno 2 sacchi. Ho già dato una spazzata per terra, quindi in teoria per terra di sporco non ce n'è più. Proviamo. Vediamo un po' cosa riesco a combinare. Ah, l'illuminazione oggi sarà un po' bassa perché i faretoni li ho dovuti spegnere perché sennò non ho lo spazio per lavorare. Bene, partiamo subito perché ho già parlato un po' troppo. È proprio liquido, sembra quasi acqua. Allora proviamo a rovesciarlo e vediamo che cosa succede. Io direi di preparare subito un altro sacco. Purtroppo questa volta ho sbagliato i quantitativi di sacchi. Con 4 ho fatto questo pezzo, ma mi manca ancora tutto questo pezzo. Quindi adesso si va a acquistare altri materiali. Ho comprato altri 3 sacchi di autolivellante perché mi manca questo pezzo e partiamo subito a lavorare.
autolivellante messo ovunque. Vederlo così, che non è ancora asciugato, sembra bello, molto bello. Ora vediamo quando asciuga che cosa viene fuori. C'è qualche imperfezione come al solito nella mia inesperienza, c'è qualche grumolo tipo lì e forse in qualche altro punto. Però a vederlo così mi piace un sacco, è veramente bello. È stata una sfaticata perché ho sbagliato i calcoli dei sacchi, ne avevo presi 4, alla fine ne ho usati 7 in totale. Quindi un altro bello 80 euro spesi. Sono passati 4 giorni da quando ho messo giù l'autolivellante e praticamente asciugato. Io sono venuto giù dopo 24 ore e al tatto ero ancora morbido. Dopo 48 ore era quasi asciugato, ma non ho voluto fare video perché non volevo camminarci sopra. Adesso ne sono passati 4 di giorni, ma secondo me più tempo passerà e più asciugherà. Allora, c'è ancora qualche piccola magagna, imprecisione di inesperienza di questi lavori. Adesso vi faccio vedere dove ho fatto qualche piccola magagna. Adesso siamo al 23 di giugno. Io sabato 29 giugno parto per le vacanze, starò via una bella settimana, quindi passeranno altri 15 giorni dove questo benedetto pavimento asciugherà perfettamente, per poi mettere su questa benedetta resina epossidica. Anche se non ho ancora finito questo lavoro, che avevo iniziato prima di mettere l'autolivellante per fare aleggiare la gettata e il vespaglio sotto. Quindi quello lì lo devo solo tirare via e mettere la feritoia, e in questo punto invece lo devo riaprire perché si è chiuso con la gettata di autolivellante. Ora vi faccio vedere invece gli errori che ho commesso durante la stesura di questo materiale. Sono piccolezze, vediamoli subito insieme. In questo punto, cavoli, quando ho buttato l'autolivellante qua mi si sono formate queste griglie qua. Qui si vede un po' che si unisce, qua il materiale non è andato fino contro la parete, ma va bene lo stesso. C'è qualche piccolo grumolo, che qua non avevo mischiato bene il materiale. Non so se dalla ripresa si riesce a intuire, non è ancora perfettamente a livello. Secondo me è ancora un po' ondulato questo pavimento. Proviamo un altro punto. Ecco qui, come vedete, c'è 2-3 mm di conca. Andiamo un altro punto. Qui c'è solo mezzo millimetro. Qui è perfettamente in piano. Sono veramente soddisfatto. Pensare che ho buttato giù 1 m3 di ghiaia, poi ho messo le reti, la gettata di calcestruzzo che era uscita veramente pessima come lavoro, poi ho messo questo benedetto quota zero che era una terra umida e già lì l'avevano abbastanza pianeggiante il pavimento, ma non ero ancora soddisfatto del lavoro. Diciamo che con questo ultimo passaggio con l'autolivellante sono soddisfatto, sono veramente soddisfatto. Detto questo, come al solito io vi dico iscrivetevi al mio canale se volete vedere come verrà il mio laboratorio finito i lavori, lascia un bel commento e ci vediamo la prossima domenica. Ciao!